Nardò ha scelto Marcello Risi come il suo sindaco, da dove iniziare? Le cose da fare sono tante, tre le priorità che noi abbiamo individuato nella campagna elettorale, parlando con i cittadini, girando per la città. Innanzitutto l'emergenza lavoro, il grande problema delle nostre famiglie, la principale, la più grande preoccupazione delle nostre famiglie è la mancanza di lavoro. Dobbiamo subito mettere in campo uno staff che è anche al servizio delle imprese, al servizio delle attività private, individui le misure e le scelte giuste per favorire l'occupazione, per dare una mano a chi vuole assumere e per dare una mano a chi ha bisogno di un lavoro. Secondo punto, la difesa del nostro ospedale, una delle ragioni per le quali ritengo i cittadini hanno premiato la mia candidatura, perché mi sono impegnato a difendere l'ospedale, ho preso l'impegno che l'ospedale di Nardò non chiuderà e per questo ci attiveremo subito anche a creare un collegamento forte con la Regione Puglia e con il Presidente della Regione Vendola a difesa del nostro ospedale. Quindi lei punta su questo rapporto privilegiato con Vendola? Insomma, Nardò è la seconda città della provincia, la più grande città della provincia nella quale il centro-sinistra è forza di governo. Spero di avere il rapporto, non dico un rapporto privilegiato, il rapporto giusto di una delle più importanti città della Puglia. Nardò è una delle più importanti città della Puglia, il presidente Vendola è il presidente della regione, quindi il rapporto giusto. In questa campagna elettorale, in cui non sono certamente mancati i toni forti, i botta e risposta, cosa l'ha amareggiata di più? Ma non ci sono state cose particolari che mi hanno amareggiato, perché poi al di là di qualche battuta è stata una battaglia elettorale composta. Mi hanno detto che negli ultimi giorni forse c'è stata qualche caduta di stile, però poi io ero anche impegnato a parlare con i cittadini, quindi non ho letto tutto quello che si è scritto. Però mi è sembrata una campagna elettorale tranquilla, tutto sommato, anche per la qualità, per le capacità della dottoressa Antonella Bruno, che pur non avendo esperienza politica ed essendo la sua prima campagna elettorale, ha dimostrato tante qualità, si è rivelata una donna capace, una donna determinata, una donna grintosa, e ha dato anche il giusto stile a questa campagna elettorale. Che cosa si augura ora per lei, per la sua squadra e per la sua città? Ma noi dobbiamo far ripartire Nardò. Nardò deve diventare una città più ricca, più prospera, quindi bisogna mettersi al lavoro. Noi che abbiamo vinto le elezioni ora dobbiamo lavorare. Io confido anche nell'apporto costruttivo dei consiglieri della minoranza, dei consiglieri eletti negli altri schieramenti, anche perché insomma, molti di loro li conosco già, so che sono persone di qualità che non faranno mancare idee, proposte, anche critiche naturalmente, essendo consiglieri di minoranza. La sua vittoria è inserita in una giornata in cui il centro-sinistra parla di vento, di cambiamento. A Milano ha vinto Pisapia, a Napoli De Magistris, come insomma ritiene questo? Io sono molto contento per le vittorie di Pisapia a Milano, per la vittoria di De Magistris a Napoli, sono molto contento. Sì, il paese oggi mostra un vento di cambiamento forte, in effetti tanti anni di Silvio Berlusconi non è che abbiano prodotto tante cose buone per il paese. Il paese soffre sul piano economico, il lavoro è un grande problema anche in aree del paese per le quali fino a qualche anno fa non era un problema, ci sono strati crescenti della popolazione morsi dalla povertà, è giusto che il paese volti pagina, quindi questo grande cambiamento io credo oggi passa anche per Nardò e questa città farà la sua parte per contribuire ad avere un'Italia migliore. Senatore, allora come reputa questa vittoria qui a Nardò? Una vittoria importante per una città importante. I nerdini hanno scelto un candidato moderato che sappia veramente amministrare l'amministrazione, anche perché è stato già vice sindaco e Nardò e i nerdini se lo ricordavano molto bene. È una vittoria esaltante, facciamo anche gli onori, diamo gli onori al merito a Bruno,
Sicuramente nel prossimo futuro ci sarà bisogno di tutta la collaborazione per cercare di dare a Nardò quello che merita. Oggi noi siamo felicissimi perché siamo stati quelli che hanno sostenuto il nostro candidato Risi e siamo stati anche il primo partito della coalizione, perciò meglio non poteva andare, merito ai miei dirigenti che si sono impegnati tanto in questa campagna elettorale, ma sicuramente il merito più grande va ai neretini che hanno voluto fermamente Risi. Senatore, il Partito Democratico continua a parlare di grandi alleanze, il prossimo anno c'è un altro grande appuntamento, quello del capoluogo salentino, punterete ancora su questa grande alleanza? Un passo alla volta, ma mi sembra che qui l'alleanza nel primo turno non sia stata come quella che i nostri amici adesso con un filo, ma soltanto un filo, è stata. Noi diciamo che c'è un vento a favore nei confronti dei moderati. I moderati sicuramente vorranno portare avanti quest'onda che sicuramente farà il bene della nostra provincia. Segretario, una giornata favorevole al centro-sinistra, Milano Pisapia, Napoli De Magistris, Nardò Risi. Sì, una giornata e non solo questo, perché c'è veramente tanto in questa bellissima giornata. Ma partiamo da Nardò. Nardò diciamo, rappresenta anche l'emblema, a mio parere, di quella che è un progetto importante dove ha aderito il Partito Democratico, che ha sostenendo appunto Marcello Risi anche nel ballottaggio, in questo duro ballottaggio, ma diciamo un progetto importante per questa città, ma che ha visto diciamo passare uno tsunami politico sul PDL, così come in Italia. Penso che il centro-sinistra ormai sta in una fase, se soffia così il vento, in una fase dove diciamo, dipende solo da lui. Ecco, dipende solo da noi in questo caso a creare una giusta alternativa, penso un'alleanza larga, come si è fatta qui a Nardò e che si è concretizzata anche nel ballottaggio, possa essere vincente anche in Italia. Ecco, Berlusconi deve prendere atto, andare via, però stiamo attenti perché il berlusconismo ancora non è sconfitto. Questa volta ha prevalso soprattutto il buonsenso rispetto ad una controparte attrezzata adeguatamente, ma non ce l'ha fatta perché la gente ha capito perfettamente. Cambia tutto il sistema politico, non solo a Nardò, perché si rispecchia un po' quello che sta accadendo in tutta Italia. Voglio dire, questo cambiamento la gente lo vuole e ha fatto bene, ha dato ancora di più forza ai partiti, ai quali hanno i progetti e i programmi da mettere in campo.